Dalle opere industriali al rilancio dell'agricoltura, comparto sul quale si regge l'economia di Minervino Murge, dai fondi comunitari e regionali alle diverse opportunità offerte dal settore agroalimentare per contribuire ad accrescere le opportunità di lavoro. In 5 anni Minervino Murge, alla guida del sindaco del centro-sinistra Rino Superbo, è cresciuta molto, ma tanto si deve fare per migliorarla. E questo è il motivo che spinge Rino Superbo, sindaco uscente, a candidarsi alla guida della città alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo puntato a risanare il debito, il nostro comune che come tanti era un comune vicino al dissesto e ce l'abbiamo fatta. Oggi Minervino è un comune sano, abbiamo approvato qualche giorno fa sia il bilancio di previsione che il consuntivo. È un comune che permette di fare investimenti, finalmente dopo tanti anni, di non poter solo sperare, per quanto continueremo a lavorare così, anche sui finanziamenti sovracomunali, ma permette anche fare di investimenti partendo dalle piccole cose. Ad esempio la vivibilità è uno dei nostri punti principali, con la riqualificazione della piazza e del corso principale del nostro paese. È un altro punto importante, con attenzione al nostro territorio, all'agricoltura. Minervino è un territorio enorme, vastissimo, e pensiamo che questo possa essere occasione di sviluppo legando il nostro territorio a finanziamenti con il nuovo PSR per concedere le terre ai giovani agricoltori che possono sfruttare la terra ed avere anche occasioni di lavoro. Una campagna elettorale dai toni infuocati con l'opposizione e che ha visto il centro-sinistra spaccarsi non ha certo contribuito a vivere serenamente il periodo. Nonostante tutto, Rino Superbo, alla guida della coalizione L'Ulivo 2.0, ha deciso di andare avanti e contare sulla fiducia dei cittadini. Sicuramente è un peccato, perché perdere le esperienze di chi ha amministrato per tanti anni come Michele Della Croce, che era una colonna portante della sinistra Minervino, è sicuramente un peccato. Quello che sappiamo è che comunque tutto il centro-sinistra è compatto nella lista L'Ulivo 2.0, infatti anche Michele ha dovuto un po' sconfessare la sua storia facendo un'alleanza con Fratelli d'Italia. Noi siamo compatti, siamo convinti di ciò che abbiamo fatto e di ciò che faremo, e io credo che anche il popolo di centro-sinistra, che è sempre stato maggioranza nel nostro comune, può ampiamente riconoscersi nella nostra lista.